Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73 e oggi vedremo come assemblare un power bank solare in kit. Questo kit viene venduto a pochi euro, escluse le batterie al litio. Ma vediamo che cosa c'è all'interno del kit. Abbiamo il contenitore in alluminio e plastica. E all'interno troviamo il pannellino fotovoltaico che serve per ricaricare le batterie al litio da 3,7 volt ovviamente, e poi abbiamo il circuito elettronico vero e proprio che si occupa del controllo della carica delle batterie al litio anche tramite presa USB con i vari collegamenti al pannellino fotovoltaico e alla lampada a LED associata al kit, che può essere comandata da questo pulsante. Sul PCB trova posto anche un voltometro formato da questi 4 LED che lampeggiando segnalano la fine della carica della batteria. Abbiamo una presa micro USB di ingresso e due prese USB standard di uscita. Il positivo del pannello fotovoltaico è collegato direttamente al positivo della batteria per ricaricarla attraverso un semplice diodo. Il cuore di questo circuito è un chip HT4936S, che è un gestore di carica per batterie al litio da 3,7 volt, avente anche un'uscita a LED per la torcia e anche un circuito voltmetro che indica la capacità residua della batteria e anche la carica in corso. Un pratico pulsante per selezionare sequenzialmente le varie opzioni, tra cui l'accensione della luce formata da una matrice di LED, che troverete nel kit funzionante a 5 volt, dotata anche di un comodo pannello di opacizzazione per la diffusione dell'intensità luminosa. Ma passiamo all'atto pratico e vediamo che cosa ci occorre per realizzare questo power bank. Innanzitutto due pile litio 18650 da 3,7 volt 2500 mAh. Un saldatore spot welder portatile come questo. Per effettuare le saldature sul lamierino per le batterie utilizzo sempre la massima potenza. Vado ad effettuare le saldature utilizzando per i collegamenti delle strisce nichelate dello spessore di 0,1 mm al massimo. Batterie che saranno collegate in parallelo per avere 3,7 volt di ingresso al circuito e il raddoppio della capacità delle batterie. A questo punto è il momento di effettuare le saldature a stagno sul polo negativo e sul polo positivo. Se vi piacciono questi video di elettronica e volete supportarmi, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale. Grazie mille. Fatte queste saldature, è il momento di collegare il nostro pacco batteria al circuito di controllo, in modo particolare a B+ e B-. Passiamo al cablaggio, sempre tramite saldatura, del nostro pannellino fotovoltaico. Ricordatevi sempre, per qualsiasi pannello fotovoltaico, di rispettare la polarità, altrimenti rischiate di bruciarlo al momento del collegamento alla batteria. A questo punto facciamo un test di voltaggio per vedere se il pannellino funziona correttamente e in uscita, senza una grande quantità di sole, abbiamo 3,20 volt, quindi più che sufficienti. Mettendo al sole questo pannello collegato ad una batteria al litio da 3,7 volt,
vedremo che lo stesso la ricaricherà in pieno sole a circa 50 mA, come si evince dallo strumento a pinza. Ovviamente, se il sole andrà via, la corrente diminuirà fino ad azzerarsi completamente in presenza di cielo nuvoloso. Vado ad effettuare le restanti saldature. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per avere i materiali relativi ai miei progetti. È la volta della saldatura della matrice di LED. E a questo punto il circuito è completamente saldato. Vediamo già il pannellino fotovoltaico che sta ricaricando attraverso l'accensione del LED di segnalazione della ricarica. Premendo sequenzialmente il pulsante possiamo accedere alle varie funzioni previste. Visualizzazione della capacità residua. Accensione della matrice a LED. Modalità a bassa intensità e poi modalità lampeggiante. Bene, prima di inserire tutto nel contenitore, vado ad isolare qualche pista di rame un po' troppo scoperta per evitare cortocircuiti durante l'assemblaggio. Vi ricordo che se avete delle domande da pormi in merito ai argomenti dei miei video, potete inserirli all'interno dei commenti e cercherò di rispondervi prima possibile. A questo punto è il momento di inserire tutto nel contenitore e a tal proposito, in dotazione nel kit troviamo tutte le plastiche, comprese anche le guide luce dei LED e il pulsante per gestire l'accensione della lampada. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi. Grazie. Con le viti in dotazione nel kit vado a fissare i due coperchi in alluminio. Bene, terminato il montaggio, è il momento del collaudo. Il pannellino sta ricaricando la batteria al suo interno attraverso il LED. Accendo il dispositivo per verificare la carica residua. Ed il singolo LED torcia, nonché la matrice di LED molto potente con un'ottima luminosità che funziona in tre modalità sequenziali: massima luminosità, oppure media luminosità, oppure modalità lampeggiante. Provo subito a ricaricare questo power bank con dell'energia solare esponendolo al sole, ma con una corrente di ricarica di 50 mA. Per ricaricare i miei 5000 mA ci vorranno la bellezza di circa 100 ore di pieno sole per raggiungere la completa carica da scarico. L'accensione del LED blu di ricarica mi conferma che il pannello fotovoltaico sta fornendo la corrente, pertanto il circuito funziona. Ma non avendo tanto tempo da aspettare, decido di caricare direttamente con una porta micro USB in ingresso questo power bank e attendere la fine della ricarica. Considerata una corrente media di 1 ampere ora, nel giro di 2-3 ore il mio power bank dovrebbe essere pronto
per poter ricaricare correttamente il mio telefono cellulare. E una volta inserita la spina, il mio power bank si accende e lo smartphone segnala la corretta ricarica. E quindi anche l'intervento di oggi si è concluso con successo. E allora, se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale, e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.